Benvenuti a questo nuovo appuntamento della liturgia del giorno in questo giovedì 17 ottobre. Lasciamo la lettera ai Galati che non leggiamo nella sua conclusione, ma invece iniziamo la lettera agli Efesini. Un testo estremamente complesso, articolato, teologicamente sostanzioso e in questo inizio ci viene dato una pennellata, è un testo bellissimo, su quella che è la fonte della nostra salvezza, che viene declinata in tre momenti. Il primo momento è presso Dio stesso, cioè Dio che nel suo decreto divino stabilisce la nostra partecipazione per essere immacolati davanti a Lui nell'amore. La seconda fase è quella storica, che invia il suo figlio e nel sangue dell'eletto siamo giustificati, cioè nel sacrificio della sua vita. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ami donandoci la vita per cambiarci. E infine l'ultima fase, se è quella storica, dove appunto ricevendo la parola del Vangelo, avendola accolta, siamo stati purificati e santificati dalla sua grazia. Un grande affresco della salvezza che il testo di Efesini ci tratteggia in una maniera, direi, magistrale. Gesù l'abbiamo lasciato negli scorsi due giorni in questo difficile incontro, in questa cena turbolenta, ne vediamo la conclusione e notate la violenza con il quale viene trattato. Ascoltiamo e poi lo commentiamo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Il discorso di Gesù non gli va giù. E che cosa fanno alla fine? Lo fanno parlare in tanti modi, lo trattano ostilmente per prenderlo in castagna. A questo punto non è più importante quello che ha detto Gesù, è importante contraddirlo, spegnere la sua parola. Non si fanno la domanda per mettersi in discussione perché ci ha detto questo il Maestro Gesù, ma a un certo punto, morte tua, vita mia. Ecco, è tipico della reazione di chi viene corretto ed è stolto. Questo lo dice il Vangelo, il libro dei Proverbi. Correggi un saggio e diventerà un amico. Correggi uno stolto e sarà il tuo peggior nemico. Questa è proprio la logica, cioè di chi non accetta mai la correzione. E da questo punto di vista potremmo farci un bel esame di coscienza. Se la verità rivelata, anche in un modo sbagliato, ma se è vera, se noi l'accogliamo come tale. Perché alla fine, anche di fronte a una realtà non controvertibile, se poi andiamo a dire ma me l'ha detto male, allora alla fine diciamo soltanto una cosa. Diciamo io non voglio essere corretto, a me non interessa camminare nella verità, interessa semplicemente essere approvato su ciò che faccio, a prescindere da quello che faccio. E tutto questo è ovviamente inaccettabile. Ecco, non comperpretiamo, non continuiamo questo tipo di atteggiamenti che sono stati di questi farisei, perché davvero saremo molto lontani dallo spirito del Signore. Ci vediamo domani, grazie.